Per parlarvi meglio della Lituania devo citare un nuovo elemento nel nostro discorso, e il nuovo elemento è il muro di Berlino. E siamo arrivati al dolce. Questo è l'ultimo video sulla storia della Lituania e oggi parliamo un po' della guerra fredda e della DDR, che voi direte non c'entra niente, e invece c'entra. Ora ci troviamo alla vigilia della seconda guerra mondiale. Siamo nel 39, c'è un patto Molotov-Ribbentrop che divide l'Europa orientale tra due sfere di influenza, una sotto quella tedesca e una sotto quella russa. Ora, l'Armata Rossa invade la Polonia e Vilnius viene conquistata il 19 settembre 1939. La Russia ovviamente spinge da Oriente verso Occidente, mentre dall'altra parte c'è la Germania. Per non farsi la guerra, con il patto Molotov e Ribbentrop si ha una specie di tregua che poi, sapete, non durerà tantissimo. Molotov è quello della bomba, sì, lo so, ve le state chiedendo, ha inventato le bombe Molotov? No, in realtà non le ha inventate lui, ma è il nome che hanno dato in finlandesi in onore di questo ministro sovietico più o meno in quel periodo lì. Per cui quando vi raccontano che Molotov ha inventato le bombe, Molotov non è vero, è un'invenzione. Nel 1940 l'Unione Sovietica occupa Vilnius e la trasforma in uno stato comunista. Nel 1941 la città viene però riconquistata dai tedeschi ed è proprio in questo anno che vengono creati i due ghetti di cui vi ho già parlato. Se vi siete persi i video sulla sinagoga e sui ghetti ebraici, vi metto qui di fianco il link, anche in descrizione lo trovate. Ora, nel 44 l'armata polacca e in seguito l'armata rossa riconquistano Vilnius e Vilnius viene di nuovo annessa insieme alla Lituania all'Unione Sovietica come una restaurata Repubblica Socialista Sovietica Lituana. Dopo la Seconda Guerra Mondiale in realtà il clima si stabilizza e a tutti gli effetti la Lituania diventa una delle repubbliche sovietiche, repubbliche baltiche, che rimarranno sotto l'influsso della dittatura sovietica fino più o meno al 1990. Tra le altre cose, il governo sovietico delibera immediatamente di espellere l'etnia polacca dalla Lituania, oltre che la comunità tedesca. E quindi Lituania, Bielorussia, Lettonia, Estonia e metà della Germania rimangono sotto il dominio sovietico. Lituania e Germania dell'Est, da un certo punto di vista, vivono esperienze simili. Perché cito la Germania dell'Est? Perché tutti conosciamo la storia del muro di Berlino. Divideva Berlino da est a ovest. Est era sotto la parte sovietica, faccio dalla vostra parte, est parte sovietica, ovest parte americana, francese e inglese, nel mezzo la cosiddetta cortina di ferro. Filo spinato, muro, chi passava di là era controllato e così via. Negli anni 80, avvicinandoci poi a quella che era la perestroica di Gorbaciov, che sarà la perestroica di Gorbaciov, il regime sovietico inizia a scricchiolare e quindi piano piano dalla Germania dell'Est, che viveva in assoluta povertà nella DDR, Repubblica Democratica Tedesca, quando sentite il nome DDR è proprio questa area, no? La Germania Est e questa parte di Berlino, questo pezzetto, inizia piano piano a cercare di andare a ovest. E questo è uno dei motivi per cui al crollo del muro praticamente tutta la Germania dell'Est si è riversata a ovest, è stata riunificata, e la Germania, cosa che vedendo i giornali oggi uno stenterebbe a credere, negli anni 90 ha avuto una crisi economica abbastanza forte, è proprio dovuta a questa immigrazione massiccia. Il muro di Berlino, ragazzi, al contrario di come potreste pensare, non è nato tutto in una volta, cioè ci hanno messo un po' a costruirlo. All'inizio era un filo spinato, poi nel tempo è cresciuto, quindi hanno messo un muro di mattoni, poi ne hanno fatto un altro dietro creando una specie di fascia intermezza chiamata poi la fascia della morte, perché chiunque passava di lì tendenzialmente veniva ucciso. È un capitolo nero della storia. Io ero piccolo quando hanno buttato giù il muro, era l'89, io avevo 10 anni. Ma mi ricordo bene perché in televisione fu un evento grandioso, veramente grandioso. Si respirava aria di cambiamento. Io avevo 10 anni, ma capivo che quello che succedeva era qualcosa veramente di enorme. Mi ricordo la canzone degli Scorpion, Wind of Change, che andava per radio e su quello che era Music Television, quello che poi sarebbe stato MTV, mi sembra, o comunque un qualche canale di musica.
era bello, eh? Si respirava un che di positivo, che le cose davvero potessero cambiare. E sono cambiate, ma le guerre alla fine in un modo o nell'altro vengono sempre a bussare alla vecchia Europa, e per quanto in Italia io sia stato fortunato, voi siete stati fortunati, perché sostanzialmente abbiamo beccato l'unico cinquantennio, sessantennio di pace. Tutto intorno a noi la guerra è continuata, ex Jugoslavia, Repubbliche Baltiche e così via. Ora, nell'89 il muro crolla e la Repubblica Socialista Sovietica cade un pezzettino alla volta. Anche in Lituania succede così, anzi, un attimo prima in Lituania, qualche mese prima, quando anni e anni di proteste, spesso affogate nel sangue, riescono a trovare esito, si organizza uno dei fenomeni mediatici, io oserei dire, più grandiosi e mai riusciti nelle repubbliche baltiche, tutte e tre, Lettonia, Estonia e Lituania. Si crea una gigantesca catena umana, chiamata ancora oggi catena baltica, che percorre tutte e tre le repubbliche, una sotto l'altra, è composta da 2 milioni di persone che si tengono la mano e percorrono una distanza che va dall'estremo nord al sud delle tre repubbliche baltiche. È il gesto che le repubbliche baltiche mandano all'Occidente e alla Russia, all'Unione Sovietica, per dire: noi non siamo sovietici, noi vogliamo stare Occidente, noi vogliamo essere liberi, rivogliamo la nostra cultura, rivogliamo la nostra religione. E quando il muro di Berlino crolla, anche la Lituania e le due repubbliche baltiche, Estonia e Lettonia, si liberano dal regime sovietico. E la Lituania diventa il paese, piano piano, che noi oggi conosciamo. Quello che è successo alle repubbliche baltiche e in generale all'Europa orientale dopo la seconda guerra mondiale, cioè nel periodo della guerra fredda, è un argomento abbastanza complicato, per cui non mi sogno di esaurirlo nei pochi minuti di questo video. Ce ne vorrebbero almeno un migliaio di video così per raccontare almeno l'1%. Però qualche consiglio ve lo voglio dare, soprattutto se visiterete la Lituania e soprattutto se vi interessa questo argomento, che secondo me è proprio bello conoscerlo. Io vi consiglio, se volete approfondire il tema e siete in visita in Lituania, di vedere assolutamente questo museo. È un museo sul genocidio lituano operato dai sovietici durante la Guerra Fredda, museo KGB viene normalmente chiamato. KGB, sapete, erano i servizi segreti sovietici. Visitatelo, sono soldi ben spesi. E vi raccontano un sacco di storie, ci sono dentro un sacco di storie, vedete le prigioni, le celle dove tenevano i prigionieri, e dove li interrogavano, insomma molto molto bello, storicamente parlando. È agghiacciante, stare lì dentro è un po' agghiacciante, sapendo cosa è successo, un po' di brividi nella schiena vengono, ecco, mettiamola così. Poi vi consiglio anche di visitare l'albergo, il ristorante che avete visto negli ultimi video, che erano sicuramente un po' sciocchi, ecco, un po' per fare anche un po' ridere, ma merita davvero, non solo per il ristorante che si mangia bene, ma anche proprio per vedere com'era il luogo dove l'intelligenza sovietica, lituano-sovietica si riuniva e così via. L'albergo ormai è rifatto, il ristorante invece ha un sacco, credo sia rifatto, in realtà io non l'ho visto, ma hanno detto così, ma non ho verificato, mentre il ristorante è stato mantenuto così com'era durante quel periodo, quindi vedete un sacco di cose nelle immagini che scorrono qui sotto, e merita davvero. Poi ci sono anche altri luoghi, altri ristoranti che risalgono ai tempi della Guerra Fredda, che meriterebbero una visita. Io vi consiglierei di vedere anche alcuni film, alcuni video che trattano un pochino dell'argomento in maniera più seria di quello che posso fare io su questo canale, che il mio target è un pochino più semplice, ecco, mettiamolo così. Allora, vi consiglio di vedere alcuni documentari realizzati da Pupi Avati qualche anno fa e trasmessi su TV2000, che meritano davvero, al di là della forma tecnica, insomma, sono ben girati, ma raccontano storie veramente molto interessanti. Ovviamente TV2000 è una TV cattolica, quindi parlano
della resistenza cattolica al dominio sovietico e di tutto quello che ne è conseguito, quindi le persecuzioni, l'imprigionamento nei gulag, le chiese distrutte. C'è la collina delle croci, assolutamente da vedere se andate in Lituania. Uno di questi è più basato su Kaunas, che è la capitale di cui vi ho parlato il video scorso, forse due video fa, adesso non ricordo, ma meritano, quindi guardateveli. Invece per quanto riguarda il muro di Berlino, la DDR, di cui vi ho parlato prima, dovreste secondo me vedere un film molto bello, dovrebbe essere tedesco, adesso non ricordo, vi lascio il link qui sotto in descrizione, il link a Wikipedia, ho visto che su YouTube a pagamento si può vedere, oppure cercatelo in qualche videoteca, lo trovate sicuramente, si intitola Le vite degli altri. È la storia di una spia appartenente al DDR che come lavoro cercava di estorcere informazioni. E, oltre al film, che è gradevole e senz'altro più rimane più impresso che magari le mie parole o un documentario, è anche bello perché dà uno spaccato di quello che era davvero vivere al di là della cortina di ferro e un'idea di quella che era la Stasi, cioè la polizia segreta della Repubblica Democratica Tedesca, che di democratico ovviamente non aveva assolutamente niente. Io spero, ragazzi, che questi video vi piacciono. Io lo so che sono un po' pesanti, lo so benissimo. Io cerco di alleggerirli anche con qualche stupidaggine, qualche giochino che forse non mi riesce neanche bene. Spero che però capiate che queste cose a me stanno veramente a cuore, interessano. E le cose che vi propongo, ve le propongo perché secondo me sono belle, sono interessanti. Allora, ci vediamo al prossimo video. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook, magari cliccate nella pagina Facebook dove c'è il bottoncino segui, perché se mettete solo un mi piace poi gli avvisi non vi arrivano, non so perché Facebook funzioni così, quindi cliccate su segui. E io ho provato con un mio amico, mi sta ogni volta che fa un post mi arriva il messaggio. Ora io di post su Facebook ne faccio uno alla settimana, a dire molto, quando esce un video, poche cose a cui tengo, per cui se volete leggerle e saperle iscrivetevi alla pagina Facebook cliccando segui, e magari i prossimi video faccio vedere anche un po' come si fa, giusto per i dummies che non sanno farlo, tra cui anch'io fino a qualche tempo fa. E iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. State bene, come vedete la comunità di Bianco Fantasma sta crescendo. E quando uscirà questo video non so se saremo già arrivati a 100 iscritti, ma probabilmente ci saremo vicini se non l'abbiamo superati. E sono 100 iscritti veri, 100 iscritti a cui interessa quello che faccio e quello che racconto. Non tanto perché lo racconto io, ma perché è bello il tema, io credo, spero. Ci vediamo, ragazzi, state bene, eh?